Oggi affronteremo un discorso ritenuto difficile. Come risulta chiaramente da questi messaggi che compaiono sul web, nei siti in cui gli studenti si scambiano opinioni sugli argomenti in studio. E quindi, per consolare chi ritiene che, a prima vista, l'ansia di Engle sia un argomento un po' ostico, vorrei iniziare ricordando un famoso episodio della storia della medicina. Quando, a metà del Novecento, fu proposta per la prima volta al mondo la teoria sul verosimile funzionamento dell'ansia di Engle, perfino un'autorità indiscussa del mondo nefrologico di allora, qual era Homer Schmidt, non solo la ignorò completamente, ma ci mise circa 8 anni prima di accettarla e condividerla pubblicamente. Rivediamo insieme queste tappe della storia della medicina. Metà del 1800. L'anatomopatologo tedesco Friedrich Engle descrive per la prima volta l'ansa di Engle come l'unica porzione curva a forcina delle strutture tubulari. Prima metà del Novecento. Si consolida la fama del leggendario fisiologo americano Homer Schmidt, padre riconosciuto della fisiologia renale, che propone solo tubuli rettilinei, come vedete nel suo schema ufficiale. 1951. 3 fisiologi svizzeri, praticamente sconosciuti, propongono la teoria che il pezzo a forcina dell'ansa di Engle svolga un ruolo cruciale nel produrre urine concentrate. Homer Schmidt non solo l'ignorerà a lungo, per poi arrivare a parlarne sollevando molte critiche, e solo molti anni dopo scriverà un famoso articolo in cui dichiarerà di aver accettato la teoria ormai largamente dimostrata da prove sperimentali e la spiegherà a sua volta nei dettagli. Bene, io vi proporrei allora di rifare insieme ad Homer Schmidt, si parva Licet, il percorso che lo portò a capire ed accettare il perché esista, a cosa serva l'ansa di Engle, utilizzando le frasi ed i commenti reperibili nelle sue conferenze e nelle sue pubblicazioni. E sappiate che tutto quello che vedrete scritto tra virgolette è esattamente la riproduzione delle sue parole. Facciamo prima una breve sintesi dei punti già chiariti fino ad ora. Le osmoli attive attirano l'acqua. L'acqua attraversa tutte le membrane. Tutte le soluzioni in comunicazione tra di loro tendono a raggiungere l'equilibrio mantenendo, in condizioni fisiologiche, concentrazioni ottimali garantite da adeguate bolle spaziali di acqua intorno ad ogni osmole. Il liquido interstiziale è il vero milieu interiore del corpo umano e garantisce la vita delle cellule. Le cause che rendono iperosmolare o ipoosmolare il liquido interstiziale mettono a rischio la vita delle cellule perché ne modificano il volume. Qualcuno deve provvedere,
riportando la normalità nel liquido interstiziale, perché tutti gli sforzi dell'evoluzione sono finalizzati a garantire la vita delle cellule. Chi interviene per riportare la situazione alla normalità? Il rene, naturalmente. E dal momento che plasma e liquido interstiziale si possono considerare pressoché un tutt'uno, la capacità del rene di regolare la composizione e il volume del plasma a sua volta si traduce in una regolazione dei liquidi interstiziali che influenzano le cellule. Quindi, in sintesi, il rene regola la composizione di tutti i liquidi corporei. I correttivi essenziali sono semplicemente due. Se le soluzioni corporee sono diventate iperosmolari, significa che l'acqua non è sufficiente a garantire bolle spaziali adeguate e quindi dovrà essere aggiunta. Se le soluzioni corporee sono diventate ipoosmolari, l'acqua è ridondante rispetto alla quantità richiesta per garantire bolle spaziali adeguate e quindi dovrà essere rimossa. Il rene provvederà dunque in entrambi i casi o trattenendo l'acqua ed eliminando urine molto concentrate, iperosmolari, o eliminando l'acqua in eccesso attraverso urine molto diluite, ipoosmolari. E sentiamo allora come Homer Schmidt potrebbe aver iniziato il suo colloquio con i fisiologi svizzeri. Prima di tutto, per trattenere o eliminare l'acqua, c'è già l'ormone antidiuretico. E fin qui niente da ridire. La risposta è certamente sì. La DH è il primo elemento cruciale per trattenere acqua. È prodotto nell'ipofisi e, se le soluzioni corporee sono iperconcentrate, ne viene sintetizzato molto, per cui l'acqua viene trattenuta, mentre se le soluzioni corporee sono ipoconcentrate, la sua sintesi cessa, per cui l'acqua in eccesso viene eliminata. Il principale, ma non l'unico, stimolo alla sintesi di ADH è la variazione, anche molto ristretta, della osmolalità plasmatica. Ed oggi parleremo solo di questo stimolo, rimandando gli altri al capitolo in cui affronteremo l'interazione tra concentrazione e volumi. Come vedete in questo grafico, dove sono rappresentate sull'asse delle ascisse l'osmolalità e sull'asse delle ordinate la concentrazione di ADH, la concentrazione di ADH sale progressivamente al salire della osmolalità e per incrementi anche solo dell'1% dell'osmolalità, e cioè intorno a 3 milliosm chilogrammo, mentre a valori di 290 milliosm si attiva anche il secondo meccanismo di difesa dalla disidratazione, che è il senso della sete. Ma come agisce la DH? Modifica la permeabilità all'acqua dell'ultimo tratto del tubulo, cioè il collettore, dove l'ormone si lega a recettori chiamati acquaporine, che sono responsabili del trasporto di vescicole dal citoplasma alla parete cellulare, laddove si apriranno come veri e propri pori, che invece scompariranno poi letteralmente quando si riduce la DH nel sangue. Quindi, molto ADH, molti pori, poco ADH, pochi pori, con un controllo discrezionale molto variabile della permeabilità
all'acqua. Ma Homer Smith continua dicendo: però, certo, la DH non basta. Apre, sì, i pori rendendo permeabile la parete all'acqua, ma non spinge l'acqua ad attraversare la parete in quantità proporzionale alle esigenze. Ci deve essere una pompa attiva che spinge l'acqua dal lume all'interstizio. Come vedete illustrato in questa mia immagine, dove il riassorbimento dell'acqua nella porzione finale del tubolo rettilineo è garantito da un T, cioè trasporto attivo. E i fisiologi svizzeri rispondono: no, le prove di questa pompa attiva per il trasporto dell'acqua non ci sono e non ci sono mai state. È certo invece che l'acqua segue le regole dell'osmosi ed è attirata irresistibilmente verso i liquidi più concentrati, per cui l'acqua viene riassorbita passivamente per il gradiente osmolare. Tutto ciò sembra difficile da credere. Ma noi abbiamo dimostrato invece, con gli studi di micropuntura, che c'è una concentrazione di osmoli crescenti dalla corteccia verso l'interno del rene, con il massimo di concentrazione raggiunto all'apice delle papille. Le tecniche con cui avete ottenuto questi dati non risultano molto affidabili. Eppure sono state confermate più volte e la nostra teoria è che sia proprio l'ansa di Engle a creare questa condizione di iperconcentrazione nella midollare profonda. Ed ecco come. Dal contorno prossimale esce una preurina con concentrazione iso-osmolare, intorno a 300 milliosm. Immaginiamo di partire così da un'ansa di Engle tutta con 300 milliosm nell'orina di tutte le sue porzioni. Tutto inizia nella parte ascendente nella porzione terminale spessa. Qui le cellule dell'ansa di Engle sono riuscite a compiere qualcosa che nessun'altra cellula sa fare. Separano il soluto dal solvente, cioè staccano l'osmole sodio dalla sua bolla spaziale di acqua grazie ad una pompa specifica che riassorbe sodio e cloro e lo spinge dal lume tubulare all'interstizio da solo, senza acqua, perché la parete di queste stesse cellule è assolutamente impermeabile all'acqua. Se la preurina che arriva dal prossimale ha una osmolarità di 300 milliosm, il lavoro di queste cellule è spingere fuori 100 milliosm di cloruro di sodio, riducendo da 300 a 200 l'osmolalità dentro il tubulo e portando a 400 l'osmolalità fuori, con un gradiente di 200 tra dentro il tubulo e fuori nell'interstizio, che è diventato iperosmolare rispetto al lume. Ma le cellule del tratto discendente hanno caratteristiche opposte. Sono completamente permeabili all'acqua e quindi, come sempre succede quando due soluzioni sono divise da una membrana permeabile, l'acqua esce dal tubulo con 300 milliosm per andare nell'interstizio che ne ha 400 e poi il passaggio passivo dei soluti equilibra le due soluzioni ad una concentrazione uguale tra le due parti. Homer Smith obietta: beh, è difficile immaginare che le cellule dell'ansa, che sembrano tutte identiche, svolgano funzioni differenti nell'ansa ascendente e in quella discendente, e che il cambiamento di funzioni avvenga per nessun'altra ragione che quella di aver imboccato la svolta. Eppure è così, come dimostrato sperimentalmente.
le pompe che trasportano attivamente sodio sono solo nelle cellule della parte spessa ascendente dell'ansa di Henle, che è anche rigorosamente impermeabile all'acqua. Homer Smith insiste. L'ipotesi appare stravagante e inutilmente complessa dal punto di vista fisiologico. E comunque, se anche l'osmolalità interstiziale fosse 400 in tutta la midollare, come in questa immagine, non ci sarebbe nessun gradiente verticale di concentrazione tra corticale e midollare. E poi, un'osmolalità interstiziale di soli 400 milliosm non è così alta da consentire un grande riassorbimento di acqua dai tubuli come richiesto in condizioni di grave disidratazione. Ma qui la risposta dei fisiologi è facile. Obiezione accolta. Naturalmente, quella era un'immagine statica usata per fotografare il concetto in sé per sé, di due effetti opposti che si possono creare ad ogni strato orizzontale di cellule. La cellula ascendente con la pompa che può creare un gradiente massimo di 200 milliosm tra dentro e fuori. E la cellula discendente permeabile che si equilibra con l'interstizio. Ma l'ansa di Henle non è un singolo strato orizzontale di cellule. Allora, guardiamo questo bello schema disegnato da Kuhn e proviamo ad animarlo, passando quindi da una visione statica a quella reale, dinamica. Rivediamo queste immagini come fossero le fotografie di quello che è successo la prima volta che la preurina è arrivata dal contorto prossimale in un'ansa di Henle. Da 300 milliosm in tutta l'ansa siamo passati a 200 nella ascendente e 400 nella discendente e nell'interstizio. Ma ora, nella nostra ansa continua ad arrivare dal tubulo prossimale un nuovo flusso di preurina isoosmolare a concentrazione di 300 milliosm. Il nuovo flusso spinge avanti la colonna incomprimibile di preurina già presente dentro il tubulo, che supera la curva dell'ansa e risale nel braccio ascendente. La pompa attiva in questa porzione impermeabile all'acqua ripeterà lo stesso lavoro di sempre, creando il solito gradiente, ma questa volta tra una preurina intratubulare di 400 che scende a 300 ed un interstizio che sale da 400 a 500. E nel tratto discendente la parete permeabile delle cellule porterà ad un equilibrio di 500 milliosm nell'interstizio e 500 nel tubulo. Ma il processo non si ferma, perché ad ogni istante arriva dal prossimale altra preurina di 300 milliosm che spinge avanti la colonna in quel momento presente. Per cui nel tratto ascendente la pompa attiva forma un gradiente tra 400 e 600 e ad ogni strato successivo la pompa può creare un altro gradiente di 200, mentre nel braccio discendente si equilibrano tubulo ed interstizio. Ed ecco perché si crea effettivamente un gradiente tra giunzione cortico-midollare e apice delle papille. L'ansa di Henle è composta da una serie di cellule disposte verticalmente come una scala con tanti gradini. I singoli effetti di pompa nel tratto ascendente e permeabilità nel tratto discendente si ripetono ad ogni gradino. E quindi il singolo effetto operativo ad ogni gradino si moltiplica al passaggio al gradino successivo. Ma Homer Smith
ha ancora delle obiezioni. Che l'urina dei tubuli fosse concentrata da qualche parte nel segmento sottile per essere poi di nuovo diluita nel tubulo contorto distale sembra uno spreco dal punto di vista teleologico. Eppure è così. Lo provano le misurazioni dirette effettuate dentro i tubuli e la finalità di questi meccanismi appare invece molto chiara. Il rene prepara una urina prefinale disponibile a qualunque cambiamento da farsi attivamente nell'ultima porzione, cioè il collettore, dove la porosità è discrezionale grazie alla DH. Quindi, partendo da una osmolalità di 100-150 all'uscita dall'ansa di Henle, tutto si gioca nell'ultima porzione e l'urina finale rimarrà così diluita o diventerà più concentrata in risposta alle necessità dell'organismo. Ma c'è ancora un'ulteriore obiezione da parte di Homer Schmidt. C'era l'ipotesi che l'ansa di Henle non fosse niente di più che il risultato fortuito dell'organogenesi. Si può certamente immaginare che il tubulo, allungandosi, si sia ripiegato nella forma delle anse per mancanza di spazio. È difficile pensare che sia un risultato fortuito, qualcosa che compare solo in alcuni esseri viventi esposti ad alcuni particolari ambienti, come i mammiferi terrestri, che devono saper concentrare, ma soprattutto non sembra fortuito che l'ansa sia tanto più lunga quanto più la concentrazione necessaria, come nel caso dei roditori del deserto, che hanno anse di Henle lunghissime, che arrivano fino ai calici e agli ureteri e concentrano le urine 15-20 volte rispetto al plasma, a differenza dell'uomo che concentra fino a 4-5 volte. E infine vediamo una ultima logica obiezione sempre di Homer Schmidt. Ma come fa questo meccanismo a funzionare? Se fosse vero ed il processo fosse continuamente alimentato, andrebbe avanti all'infinito e l'osmolarità all'apice crescerebbe senza limiti. Obiezione accolta, ma una soluzione geniale è stata trovata ed è la configurazione dei vasi che sono a forcina come i tubuli ed utilizzano il meccanismo dello scambio controcorrente già ben noto ed utilizzato in natura. Ad esempio, mammiferi ed uccelli lo usano per ridurre la perdita di calore a livello di pinne, code. Senza lo scambio controcorrente, il sangue arterioso perderebbe progressivamente calore e quello venoso partirebbe da un'area del corpo fredda. Invece, se i due vasi arterioso e venoso sono molto vicini, il flusso caldo che proviene dalla zona centrale lo cede alla vena che torna indietro, cioè il calore si scambia controcorrente. E vediamo ora cosa succede nel rene, immaginando prima, per semplificare, che l'obiettivo fisiologico sia di voler produrre calore nella papilla, invece che iperconcentrazione osmolare nella papilla stessa. Dunque, se io volessi produrre calore nella papilla e mettessi qui un riscaldatore che produce ad ogni passaggio una quantità di calore di 50 gradi e mettessi vicino un vaso che passa diritto dall'alto al basso. Il vaso si scalderebbe un po' mentre passa vicino, ma poi si raffredderebbe progressivamente allontanandosi. Se invece io metto un vaso sanguigno che gira intorno alla fonte di calore, il vaso che scende ne assorbe un po' e lo trasferisce in quello che risale, esattamente come nei vasi cutanei degli uccelli, e quindi intorno all'area dove si produce energia
si automantiene un calore che non si spegne mai. Il processo va avanti all'infinito, ma l'area dove si produce calore non arriverà mai a produrre calore in eccesso, rischiando di bruciare, perché comunque il nuovo vaso che arriva dall'alto è sempre un po' più freddo e quello che risale dal basso ne porta via comunque sempre un po'. E veniamo alla realtà, e cioè nella papilla dove si produce iperconcentrazione iperosmolare e non calore. Se il vaso che scende verso l'apice della papilla fosse rettilineo e uscisse dalla pelvi, passando in mezzo ad un interstizio iperosmolare cederebbe acqua e assumerebbe soluti per equilibrarsi. Quindi, un passaggio dopo l'altro, si vanificherebbe tutto il lavoro fatto per raggiungere un gradiente iperosmolare e l'iperconcentrazione svanirebbe piano piano. Invece, anche i vasi sono fatti a forcina come i tubuli, con il braccio discendente ed ascendente molto vicini. Quindi, semplicemente, i vasi si scambiano acqua ed osmoli, così come i vasi che abbiamo visto prima si scambiavano il calore. Mentre scendono in un interstizio sempre più iperconcentrato, cedono acqua e acquistano osmoli, mentre risalgono in un interstizio sempre meno concentrato, prendono acqua e cedono osmoli. Anche questa ipotesi ha ricevuto conferme sperimentali inequivocabili, ed ecco pronta l'obiezione di Homer Schmidt. Ma se tutto il sangue che attraversa i capillari della midollare, vasa recta, è concentrato esattamente nello stesso modo dell'urina dei tubuli collettori a ogni livello, questo significa ancora più energia sprecata. Obiezione respinta. Il riassorbimento di acqua è a costo zero e gli scambi tra sangue ed interstizio seguono le regole del passaggio per osmosi, che è passivo. E finalmente Homer Schmidt si convertì, accettando la teoria dei tre fisiologi svizzeri. E va bene, l'ansa di Engle serve per produrre iperconcentrazione iperosmolare all'apice della papilla. La produce con la moltiplicazione controcorrente del tubulo e la mantiene con lo scambio controcorrente dei vasi. E la consacrò ufficialmente, anche se continuava a scrivere: in ogni caso, non mi piace molto. Adesso allora siamo pronti a rifare il percorso della formazione delle urine secondo gli schemi ora ufficiali. Nel contorto prossimale viene riassorbito il 2/3 dell'acqua filtrata e dissoluti. Il riassorbimento è isoosmolare, per cui la osmolalità è 300 milliosm nella preurina, 300 nell'interstizio, 300 nei vasi circostanti. Nel braccio discendente dell'ansa di Engle entra una preurina di 300 milliosm che si concentra sempre più scendendo nel tubulo e nell'interstizio fino a 1200 all'apice, mentre all'uscita dall'ansa di Engle la preurina arriva molto più diluita, fino a 50 milliosm di concentrazione. Tutti i giochi si fanno poi nel collettore, dove il riassorbimento è discrezionale in base alle necessità. Se è necessario risparmiare, la massima osmolalità urinaria raggiungibile è tra i 1300 e i 1400 milliosmol, cioè 4,5 volte quella plasmatica. E dal momento che le osmoli rappresentate dalle scorie da eliminare sono almeno 600, costituite da urea, solfati, fosfati, eccetera, il volume minimo di diurisi obbligata è di 500 ml al giorno. Al contrario,
se è necessario eliminare acqua in eccesso, dal momento che l'80% dell'acqua è riassorbita nel prossimale, la quota a discrezione della DH è il 20% del filtrato. Quindi il flusso urinario massimo nell'uomo è 1 litro all'ora, con una diuresi che può arrivare a 24 litri al giorno, con una osmolalità che può scendere fino a 50 milliosmoli. Certo che guardando questo schema chiarissimo ma molto laborioso, sono del tutto comprensibili le perplessità espresse dai giovani studenti che per la prima volta ne affrontano lo studio. Ma che senso ha uno schema così elaborato in tutte queste tappe successive in cui ognuna modifica quello che ha fatto il pezzo prima? Avete ragione, non ha nessun senso logico. Nessuno adotterebbe questo schema dovendo costruire oggi un sistema di concentrazione e diluizione nel processo di eliminazione delle scorie adatte ad un essere umano. L'unico modo per capire è ripassare la filogenesi. Nell'evoluzione delle forme viventi, e parliamo di più di 500 milioni di anni or sono, i primi protovertebrati vivevano in acque con salinità simile a quella dei loro liquidi interni. Quindi il problema dell'equilibrio osmolare non esisteva. Potevano bere tranquillamente il liquido circostante che permeava liberamente le loro cellule e poi fuoriusciva, mentre le scorie metaboliche erano eliminate attraverso semplici condotti tubulari escretori. Ed ecco che al momento del passaggio alla vita in acqua dolce, intorno a 400 milioni di anni or sono, i problemi principali erano, prima di tutto, riuscire ad evitare una diluizione fatale dovuta a tutta l'acqua assorbita inevitabilmente dall'ambiente ipotonico circostante. Ecco quindi l'invenzione del glomerulo. Ma non pensate che sia nato per la depurazione. A quel tempo il mantenimento della osmolarità e l'escrezione di scorie erano separati. Il glomerulo filtrava e serviva ad allontanare acqua in eccesso. Il tubulo secretore eliminava le scorie. Quindi il glomerulo era direttamente attaccato al tubulo secretore. Poi, per le specie che migrano in acqua salata, circa 250 milioni di anni or sono, il problema di filtrare l'acqua in eccesso non si pone certo più. Tant'è vero che i glomeruli si atrofizzano e addirittura scompaiono in alcuni pesci, mentre il sale viene eliminato attivamente dalle branchie. Teoricamente, anche per le specie che migrano sulla terraferma sarebbe stato utile eliminare il glomerulo, perché è chiaro che il problema prioritario è ora trattenere acqua e sodio. Ed invece risulta che questo tentativo dell'evoluzione sia fallito. Infatti, le specie aglomerulari migrate sulla terra, come ad esempio il cavalluccio marino, sono poi ritornate in mare. Quindi ci si trova sulla terra con ancora il vecchio glomerulo e la certezza che ormai l'evoluzione ha concentrato in un unico organo, il rene, tutte le funzioni prima separate di mantenere l'osmolarità, garantire l'equilibrio degli ioni e eliminare le scorie. Ed ecco quindi, con gli anfibi e i rettili, circa 300 milioni di anni or sono, l'invenzione dei tubuli. I bellissimi disegni di Homer Smith finivano qui, ma come abbiamo visto questo non basta, perché i tubuli possono riassorbire ma non possono concentrare. Quindi
In realtà c'è poi stato un ulteriore passaggio avvenuto circa 150 milioni di anni or sono, e cioè la comparsa dell'ansa di Engle, che riesce a concentrare, attraverso quella ingegnosa invenzione di cui vi ho parlato, di staccare lo smole dalla sua bolla spaziale di acqua, e di un tubulo collettore che risponde in modo discrezionale all'ormone antidiuretico, finalizzando così un sistema veramente geniale che consente di concentrare al massimo le urine. Ecco perché, a prima vista, il modo in cui funziona il rene non è intuitivo, semplicemente perché nel corso dell'evoluzione filogenetica, invece di scartare tutte le scelte precedenti e crearsi un rene nuovo, le specie viventi ed infine anche i mammiferi terrestri hanno tenuto il vecchio rene, continuando ad aggiungere i pezzi necessari per ottimizzare le risposte alle nuove esigenze di sopravvivenza. Ed ecco l'ultimo commento di Homer Smith, che dopo avere finalmente accettato la teoria, la spiegò a sua volta in dettaglio. Vogliamo chiarire qual è il ruolo dell'urea in tutto questo meccanismo? E che cosa c'entrerà mai l'urea a questo proposito? L'urea, a questo proposito, c'entra moltissimo, e noi l'abbiamo dimostrato ritrovandola nella papilla con studi di micropuntura diretta. Anzi, il suo ruolo è così cruciale che, a nostro avviso, fornisce la risposta ad una domanda di grande interesse, che non ha ancora trovato una risposta. Ma perché gli esseri umani sono ureotelici invece che unicotelici? Come certamente avrete considerato, tutte le volte che vi siete tormentati intorno a questo quesito, la metabolizzazione dei prodotti azotati, quali proteine ed acidi nucleici, può arrivare a produrre tre diversi tipi di prodotti di scarto da eliminare: urea, ammoniaca ed acido urico. L'ammoniaca è lo scarto dei pesci, molecola semplice a costo energetico zero, ma tossica, che deve essere liberata direttamente in ambienti acquosi dove possa essere diluita. L'acido urico è una molecola complessa con costo energetico di produzione elevato, ma consente un grande risparmio nell'eliminazione di acqua perché è insolubile in acqua e si elimina attraverso cristalli solidi o con le feci, ed è stato scelto come prodotto finale da rettili, insetti ed uccelli, che sono diventati per l'appunto uricotelici, da urico e telos, cioè prodotto finale. L'urea ha un costo energetico discreto e richiede una certa quantità di acqua per essere prodotta ed escreta, ed è il prodotto finale di scarto di mammiferi, anfibi e squali. Ma perché i mammiferi hanno mantenuto l'urea come prodotto finale? Io una risposta da proporre ce l'ho. Vediamo cosa ne pensate. Siamo rimasti ureotelici perché l'urea ci era indispensabile per raggiungere l'iperconcentrazione necessaria a produrre urine sufficientemente concentrate per sopravvivere al passaggio sulla Terra. Allora vediamo le prove di questo assunto. Primo, l'urea, come sappiamo, è una osmole che passa liberamente la barriera cellulare. Secondo, è stato dimostrato che l'urea è presente nell'interstizio iperosmolare dell'apice della papilla. Terzo, è stato dimostrato che senza l'urea l'osmolarità raggiunta dal solo accumulo di cloruro di sodio
non riuscirebbe a raggiungere valori così elevati come 1200, 1400 milliosm, necessari quando è obbligatorio produrre urine iperconcentrate. Ecco allora come è stato chiarito il destino dell'urea. Filtrata dal glomerulo e riassorbita nel prossimale per il 50%. Nell'ansa di Henle, secreta attivamente dalle cellule che la prendono dall'interstizio e la buttano dentro il tubulo. Ultima porzione ascendente dell'ansa di Henle, tubulo distale e prima porzione discendente del collettore impermeabile all'urea, che così si concentra dentro il tubulo. E qui, attenzione, ultimo pezzo del collettore permeabile all'urea e con permeabilità aumentata dall'ADH. Quindi, quando c'è bisogno di concentrare e si attiva l'ormone antidiuretico, l'ADH non solo apre i pori e fa riassorbire acqua, ma fa riassorbire anche urea. Dunque, l'urea si accumula nell'interstizio e ne aumenta molto la concentrazione, concorrendo fino al 50% dell'osmolalità locale ed aumentandone la capacità di attrazione nei confronti dell'acqua, senza la quale rischieremmo di morire disidratati per l'incapacità a riassorbimento massimale di acqua. In conclusione, come faremmo senza l'urea? Ecco quindi perché, secondo me, siamo rimasti ureotelici. Bene, anche oggi abbiamo finito il nostro percorso insieme. Direi che la risposta alle domande degli studenti è chiara. A cosa mi serve l'ansa di Henle? Creare un interstizio iperconcentrato. E perché mi serve un interstizio iperconcentrato? Per mantenere l'equilibrio osmotico vitale dei liquidi corporei che richiede un ormone, l'ADH. Una zona iperconcentrata che risucchi l'acqua, l'apice della papilla, grazie all'ansa di Henle. Ed infine, il senso della sete. Ma perché tutta questa fatica? È il risultato della filogenesi. Io direi di lasciar concludere il terzo tempo della quinta puntata al nostro protagonista, Homer Smith, che nel lavoro con cui finalmente accettò l'ipotesi dei fisiologi svizzeri usò questa parabola. Un nefrologista, così allora si chiamavano i nefrologi, al ritorno da un convegno ha un incidente stradale e finisce in paradiso, dove San Pietro gli dice: per entrare devi disegnare lo schema del tubulo degli esseri umani. Il nefrologista disegna un glomerulo con un tubulo rettilineo. San Pietro si adira molto e lo rimanda indietro. Niente paradiso per chi non sa che il tubulo dell'uomo deve avere per forza un'area d'uncino tra le porzioni rettilinee. Beh, direi che a suo modo la parabola era un modo elegante per chiedere quasi scusa ai tre fisiologi svizzeri per il ritardo nell'accettazione di una teoria fondamentale da parte di una autorità come Homer Smith. E con questo, arrivederci alla prossima puntata.